sperimentato questa tecnica con diversi gruppi, dai bambini agli universitari, e ho visto che dopo ogni ricostruzione di conversazione, che poi insomma la mia non è perfetta, apposta sono così per ripescarla, facevano proprio un balzo in avanti l'utilizzo della lingua italiana, erano molto più sicuri e anche più, cioè avevano arricchito proprio la conoscenza della lingua, quindi per me è una tecnica non un lusso, ma proprio indispensabile. No, nel senso da inserire proprio nel percorso, sì. Allora, per me è una tecnica abbastanza nuova, però mi domandavo, prima di arrivare alla frase corretta, ci sono molti passaggi in cui noi ripetiamo gli errori degli altri, no? Finché poi l'insegnante o non so, qualcuno di noi arriva alla frase giusta, sia alla pronuncia sia alla grammatica. Allora mi domando, non è che poi rimane nell'orecchio lo stesso l'errore dell'altro? Non lo so, è un dubbio che ho. La cosa bella che ho sperimentato oggi, che per la prima volta facevo la ricostruzione da studentessa, è che veramente ti permette di rientrare in quella grammatica che tu hai acquisito nel corso degli anni, no? Riguardo quella lingua, che può essere minima o massima, e ti permette proprio di riflettere, di penetrarci, di... cioè il mio cervello funzionava con had, has, was, cioè... Era tutta una ricerca dei tempi, dei modi, un lavoro archeologico direi, a ritmo calzante. E quindi è non solo entusiasmante per chi prova questa tecnica, ma è utilissimo perché non c'è sforzo più immenso di questo al fine di fare la grammatica, efficacissimo. Che voi quando dicevate una frase sbagliata e la ripetevate, in realtà tutti quanti la ripetevano in un modo, come dire, sì, però c'è qualcosa che non va, cioè solo quando la frase era poi corretta veniva detta con più decisione, quindi probabilmente comunque veniva riconosciuto l'errore, riconosciuto comunque, non credo che ci sia questo rischio. Io volevo dire a questa tecnica che io insegno in diversi corsi e mi è capitato recentemente di fare una ricostruzione con dei bambini e posso dire come insegnante io le faccio in inglese come Christopher sa e stavano facendo il presente semplice banalmente e ho visto che i bambini attraverso proprio il lavoro e il raggiungimento della frase corretta hanno fatto una riflessione tale dal punto di vista grammaticale, lessicale, eccetera, che poi si sono dimostrati anche più sicuri nella grammatica. E volevo rispondere anche a questa cosa della programmazione, per cui a quel punto uno si chiede anche se è più giusto un esercizio diverso, comunque l'esercizio è parte del nostro lavoro, no? Per cui sia più giusto un esercizio diverso in classe o sia più giusto un esercizio di questo tipo che alla fine è tutto incentrato e rimandato sullo studente, sullo sforzo che lui fa per raggiungere una risposta corretta ed è un lavoro che poi gli rimane, è un lavoro che poi gli rimane radicato in sé. E quindi anche questa cosa dell'errore, ma ripetiamo l'errore di qua di là, però è il loro errore, è il loro lavoro, è il loro rendersi conto che è sbagliato ed è loro... sono loro che lo modificano fino ad arrivare alla risposta giusta. Per cui a me viene anche un esempio stupido, è anche un po' una banalizzazione, no? Io quando imparavo le lingue non mi è mai capitato di fare una ricostruzione come studente crescendo, perché nessuno me l'ha mai fatta fare, però banalmente quando uno mi forniva la risposta io me la dimenticavo. Anche quando uno mi diceva una parola nuova e io non la cercavo sul vocabolario e me la dicevano, ciao, mi rimaneva lì quei 30 secondi, fini a, e poi basta, finita lì. Mentre se la cercavo io era diverso. Ed è un po' la stessa cosa, è la ricerca della verità, no? Un po'. Questa prova qua, così io ho fatto una gran fatica, ho fatto il corso di formazione con loro quest'estate e all'inizio ad accettarla, venendo anche da altri metodi, ho fatto una gran fatica. Poi
lavorandoci e vedendo quali sono veramente i vantaggi rispetto a questa cosa qua, dico che è assolutamente fondamentale metterla nella programmazione e che è fondamentale che arrivino loro tramite anche il loro errore, passando di lì. Perché è interessante l'idea che c'è il programma, quindi questo si farebbe nei ritagli di tempo riguardo al programma. La mia idea è che se io mi faccio schiacciare al programma non sarò mai un insegnante bravo. Il programma è una cosa che trovo, io non ho mai sentito licenziamenti di insegnamento perché ha saltato qualche cosa nel programma. Quindi l'invito è sovversione. Sfappate il programma e fate un sacco di... Allora, perché la ricostruzione di conversazioni viene proposta da noi? Perché parte da una consapevolezza che noi non vediamo nei programmi preconfezionati. La consapevolezza è questa, che in classe ci sono due cose. C'è la lingua che sta insegnando. Pronto? La lingua inglese. Però c'è un'altra cosa che si chiama interlingua. E io sto lavorando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 interlingue diverse. Quindi ci sono 8 cose. Non sto lavorando con la lingua inglese. Quello sta là. Entro in classe con una conversazione veramente inglese, ma io non parto da quello. Parto quando la domanda è sempre allo studente: chi dice? Quando dico chi dice, lo studente ha abbastanza informazione extra di come sta, quali sono i suoi obiettivi. Quindi la domanda chi dice e semplicemente io sto chiedendo a 7 studenti o 150 di interrogare la propria interlingua. Che cosa dice la mia interlingua riguardo a ciò che sarebbe appropriato che il personaggio dica in questo momento della sua vita? Quindi partiamo da ciò che ognuno trova e lavoriamo con quello. E l'apprendimento è quello per noi. Cioè parto con la migliore ipotesi che posso fare, avendo attinto alla mia interlingua, e poi sentiamo un commento da parte dell'insegnante che mi dice che devo sapere per modificare, per migliorare la mia ipotesi. Quindi l'idea che è lento è curioso, no? Non ce l'ho con te, però tutti dicono che è lento rispetto ai programmi. Se chiedi invece alle persone che hanno lavorato, perché quando ti ho chiesto avresti preferito andare più rapido, ho detto no, perché questa deve andare alla velocità di chi c'è. Con un altro gruppo magari avremmo fatto di più o di meno. L'importante è il processo. Il processo è che ogni persona sta interrogando la propria interlingua, domandandosi come è scritto questa regola, no? E tira fuori. Quindi la prima proposta era what's happening, no? Non era chiaro se era what's happened o what's happened, cioè l'interlingua da dove viene. Cioè, facendo la ricostruzione di conversazione abbiamo la chiara prova che l'insegnamento che ha come idea, l'insegnante insegna qualche cosa e questo qualcosa arriva allo studente, è totalmente falso. L'interlingua non è creato da ciò che io ho messo lì dentro. L'interlingua è creato spontaneamente da
dall'esperienza della lingua, fra cui c'è anche quella che impari in classe. Oh. Nessun insegnante ha mai insegnato a queste persone what's happened. Eppure eravamo lì per 5 minuti prima di scoprire che qualcuno voleva mettere la D alla fine. No? E poi gli altri hanno detto, ma sì, forse è meglio con la D. No? Suona più inglese, oppure forse mi hanno insegnato così. Insomma, l'idea è che l'insegnamento causa l'apprendimento, per me è un'assurdità. Ciò che si impara è determinato dal soggetto e ognuno di loro andranno via con una visione delle lingue inglesi diversa da prima, ma non sarà uguale fra di loro. Allora, dopo allora slow travel, slow food, si può fondare slow study, no? Io è la prima volta che vedo una ricostruzione, cioè sono nuovissima, e quindi bella, mi sembra tutt'altro che slow per la quantità di cose che sono emerse, oltre alle cose che ho segnato, cioè le frasi concluse, ma anche tutte le cose giuste che poi sono state dette, dove per esempio lei diceva sì, questo è corretto, però non fa una domanda ma fa un'affermazione, quindi comunque c'è anche la domanda, cioè, è uscita tantissima roba in pochissimo tempo. La mia domanda è: dove si colloca dentro al percorso? Cioè, si fa questo punto, si fa questo, si fa poi una formalizzazione, si fa in fase iniziale, si fa alla fine di un percorso? Ok, eccetera, eccetera. Non c'è una risposta. Ogni volta che vuoi fare grammatica, dipende nel tuo programmazione quanto tempo dedichi a fare grammatica. Se fai solo grammatica, puoi fare questo ogni giorno, ogni lezione. No? Io non penso che bisogna fare solo grammatica. C'è l'ascolto, c'è la lettura, c'è la scrittura, c'è parlare libero, eccetera. Però, come quando si vuole fare grammatica, questo è un ottimo modo per farlo. Io mi chiedevo com'è possibile fare una tecnica del genere anche con persone che parlino la lingua a livello avanzato C1, C2, se è possibile una tecnica del genere. Sì, e la complessità della computazione. Io, sapendo di avere A2, io ho scelto una computazione semplice. Se c'è un livello più alto, grazie tantissimo di questa esperienza. Questa è la mia seconda. 9 anni fa ero qui per il teatro e vedo che sono ancora tecniche molto usate anche in questa ricostruzione. Secondo me sono successe tante cose a livello metodologico, che non è tanto concentrarsi sulla frase o le parole, ma anche il tuo modo di muoverti sulla lavagna, diciamo, sul board, perché queste tecniche che usano la visualizzazione, il disegno, il vocabolario scritto, ripetuto, cioè e c'è tutto in questo elemento. Quindi secondo me è proprio il modo in cui ti muovi, che metti le sedie, poi fatto fare a coppie, sono tutte queste cose metodologiche che poi veramente funzionano indipendentemente dall'obiettivo didattico di quel giorno. Cioè questo è stato, diciamo, è sempre stata la mia interpretazione delle vostre tecniche, cioè guardare un po' come lui si è mosso più che a ripetere, a sbagliare. Cioè ci sono state tante cose metodologiche che sono successe, no? Proprio fisiche dell'aula, che sono anche molto importanti, quindi la mimica, lo scrivere alla lavagna, è tutto questo la metodologia, quindi io ho provato che questo sia la cosa molto interessante da estrapolare.